secondo in classifica al mondiale in questo momento. Lo so che è una classifica un po' particolare, però devi assolutamente goderti l'attimo. Ieri hai fatto due regate bellissime. Certo, ieri è stata una giornata molto difficile. La prima regata siamo partiti, ci siamo stampati sul controstarter, abbiamo rotto la cima che tiene il timone in acqua, perché proprio per l'ancora del controstarter. Per fortuna che si è rotta, così siamo scappati subito. Dopodiché abbiamo fatto un grande recupero sul centro-sinistra e siamo arrivati già alla prima body bollina tra i primi. Il che vuol dire che siete velocissimi. Sì, siamo veloci. Comunque ieri c'era il vento ti dava molte occasioni di recupero, perché saltava di intensità e di direzione, quindi comunque non mancavano le occasioni. Oggi è molto diversa la situazione. Oggi sì, perché c'è molto più vento. Ora dovrebbe essere anche sopra i 20 nodi. Non so cosa ci sia fuori. Speriamo che comunque salti un po', in modo da avere qualche occasione per stare anche con quelli che sicuramente hanno più tecnica con sto vento e quindi camminano qualcosina di più. Senti, sei molto modesto e ovviamente anche un po' preoccupato per la regata di oggi, però resta il fatto che per chi non è più giovane come me, Rebaudio, un nome che in 470 è già molto conosciuto, e mi sa che se lo sogna tuo papà un secondo in classifica generale al mondiale dopo tre prove, giusto? Sì, sì, mio papà andava in 470, io più di tanto non so, perché non è che mi abbia mai raccontato tanto, però... Ok, te lo diciamo noi, da qui in avanti tuo papà dirà: no, tu sei il papà di quello che va a farti in 470, probabilmente. No, no, speriamo di no. Io credo che succederà. Lui è il padre di quello che va a fare. Ok, allora complimenti davvero, buon divertimento per oggi, ci vediamo, grazie, dopo la regata, grazie. Stavolta ci sarò, promesso, grazie. Okay, ciao.